Danger! 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 Oh yeah! Boom, baby! Un saluto da Devi. Oggi ragazzi vi mostro la Harp Myongo, che è questa nave tutta colorata. Allora, vediamo subito qualche specifica tecnica. Avremo una vita di 39.200 punti, un'armatura compresa tra i 16 e i 102 mm. Per quanto riguarda l'artiglieria, avremo cannoni da 203, avremo 5 torrette con 2 cannoni a testa, probabilità di causare un incendio con le HE 17%, danno minimo 3.300, danno massimo 4.700, range massimo 16.1 km, cadenza di fuoco 4.3 colpi al minuto. Per quanto riguarda i siluri, avremo 4 torrette, 2 per lato, con 3 tubi a testa, velocità massima 62 nodi, range massimo ragazzi 10 km, è davvero molto, danno massimo 17.223, tempo di ricarica 82 secondi. Per quanto riguarda l'antiaereo avremo 44, che non è male, comunque poi mancano tutti gli upgrade e le skill al comandante, quindi sarà molto di più. Per quanto riguarda la manovrabilità, velocità massima 35 nodi, tantissimo. Tempo di rotazione per effettuare un circolo completo 780 gradi, tempo di rotazione del timone 7.1 secondi. Per quanto riguarda il mimetismo, saremo spottati a 13.1 km da qualsiasi nave avversaria e da 8.2 km da qualsiasi aereo avversario. Bene ragazzi, piccolo stacco e ci vediamo in partita. Perfetto ragazzi, sono pronto a mostrarvi una partita. Sono capitato contro i livelli 9. E già si vedono le prime differenze. Agiova, Izumo, Izumo colorato. Hanno anche una corazzata in più. Hanno un incrociatore tedesco di livello 9, uno di livello 7 che fanno molto male. L'Harp Myongo. Noi abbiamo Benson, Fubuki, Man. Fubuki, Man, Atsuaro. Direi che il matchmaking è molto favorevole ai nemici, anche perché hanno una corazzata in più e questo vuol dire molto. Per quanto riguarda noi, vediamo prima di tutto dove siamo respawnati, su quale lato della mappa, sul lato sinistro, lato, avrei preferito il destro, ok, perché comunque l'incrociatore ha bisogno un poco di isole, un poco di protezione in più, qui se sto in mare aperto mi sparano tutti, quindi il lato destro comunque dava un minimo di copertura. E non abbiamo livelli 9, solo 2, che la Baltimore, se fa una buona partita ed è un buon giocatore, può fare davvero molto male. Cadenza di fuoco, cannoni che fanno male, eccetera, eccetera. Però dobbiamo vedere, colorato sono tutte e due stock, perfetto. Questa cosa mi fa molto piacere, quindi sparerete tipo da dove siete voi a dove sono io. La Pensacola, una nave da dimenticare secondo me, anche se la devo ancora provare, però non mi ispira molta fiducia. La York molto buona, vediamo dai. Allora, lei Izumo ovviamente sul lato destro, quindi sul lato sinistro saremo accompagnati dalle due colorado. E va bene, dalle due colorado. Allora, cerchiamo, io non so, volevo sfruttare in qualche modo anche i siluri. Non sarebbe una cattiva idea, vediamo magari se... Ok, mi stanno accompagnando, la Pensacola brava, stammi vicina più che puoi. Ovviamente spareremo le HE. Siluri pronti in un secondo. Ok, bravo. Allora, cerchiamo di capire da dove sparano. È un Mogami che va sul settore di destra. Ok, lui spara i siluri, il classico tiro senza senso. Va bene, mi fa capire già il livello del giocatore. Cioè, sparare i siluri senza vedere neanche il nemico, si affidi solo alla fortuna. Però se dobbiamo affidarci solo alla fortuna, non diventa più un gioco di, in qualche modo, abilità. Allora, cerchiamo magari di fare una sorpresa. Stiamo facendo praticamente il lavoro del cacciatorpediniere. Ci appostiamo e poi eventualmente spariamo i siluri. Però io vorrei già andare a sinistra, perché c'è la Agiova. Eventualmente noi tutta a sinistra. Myongo, tutto a sinistra, non dormire, tutto a sinistra, che sennò ci devasta il lato. Myongo, dai. Allora, abbiamo
Vediamo se riesco a sparare i miei siluri. Uno e due e poi via. Via, via. Non devo neanche pensare a quello che devo fare qui. Vediamo lui a chi sta mirando. Ovviamente sta mirando. Sta mirando a chi? Sta mirando a me! E vai! Una kill per l'Iowa. Allora, no, cerchiamo magari di... Ok, questo si è sentito. Non rispondiamo a 3.007, 3.002, scusate. Abbiamo perso il Benson. Bene, mi fa piacere che perdiamo navi. Allora, cerchiamo già di scappare, perché comunque il nostro lavoro di supporto lo stiamo facendo. Vediamo, magari anche un paio di siluri non sarebbero male. Ok, la Iowa incredibilmente mostrellato in una maniera molto ingenua, oserei dire. Magari un siluro, ragazzi, dai, un siluro, almeno un siluro, dai, fammi questo regalo. Due siluri, incredibile, la voce che se ne va. Abbiamo appena iniziato la partita, perfetto. Due siluri sono molto buoni. Continuiamo a sparare alla Iowa che perde colpi. Dimmi che sta imbarcando acqua, per favore. Dimmi che sta imbarcando acqua. Buongiorno, devi stare recuperando la vita, il contrario. Va bene. Questo colpo ovviamente sapevo che... Ah no, 1.800, buono. Accettiamo tutto. Ci siamo presi un 8.000 di danno, però siamo arrivati al limite di range. Andiamo sulla Colorado. Sto usando solo due cannoni, però è per non mostrare il lato, ovviamente. Cerchiamo magari di... Ah, eccolo. Andiamo sull'arco Myoko, andiamo sull'arco Myoko, perché comunque siamo out of range rispetto alle due corazzate. Le nostre due Colorado comunque, dai, si stanno comportando bene. Andiamo sull'arco Myoko, il settore di destra dove sono tipo 100 navi contro 3, non capisco perché dormono, comunque va bene. Noi comunque già la nostra partita l'avremmo fatta con due siluri, però dai, lo accettiamo, cerchiamo di fare qualcos'altro. Allora, arco Myoko, ti vedo. No, con tutti i cannoni, devi, dai, forza, non dormire, stai dormendo troppo in questa partita. No, più a sinistra, buongiorno. Più a sinistra, ovviamente lei, l'arco Myoko, aveva rallentato per via dei siluri. C'è anche un... Ti ho visto sì, però ti manco, ti ho visto sì, però ti manco. Allora, io vorrei prima di tutto cercare di spottarlo a quel maledetto, però ovviamente lui tra poco lancia i siluri, quindi va, andiamo tutto, magari proviamo un tiro. Io non lo vedo, quindi non lo vedo, però lo becco, ok. Male, male, mi sono beccato troppi danni, troppi danni, troppi, dovevo già girare prima, devi, forza. Ti sei preso 20.000 di danno ad occhi chiusi, davvero. Ok, c'è il Mogami, che lui è già impegnato, quindi più o meno così. Cerchiamo di approfittarne adesso che è impegnato con due giocatori. Dobbiamo assolutamente prendere un pochino di vantaggio perché stiamo perdendo pezzi, tra l'altro. Stiamo perdendo pezzi, ragazzi, ci servono le kill, ci servono le kill assolutamente. Ci servono le kill come l'acqua nel deserto. Questi paragoni non so dove mi vengono, però sono giusti. Ok, lui sta nella sinistra, quindi il colpo dobbiamo chiuderlo e alzarlo. No, ovviamente adesso vediamo se riesco. No. Ok, tutto previsto. Lui dovrebbe mostrare nuovamente il lato, quindi più o meno così. Se continua quella direzione, vediamo, questo tiro sembrerebbe buono. E sembrerebbe buono, sì, 4.300. 4.300, dai, magari arriva anche la kill. No, la kill adesso la prendono gli altri. No, attenzione. Attenzione, forse la prendo io la kill. Attenzione, ragazzi, forse prendo la kill, la kill. La kill. Una kill per Davy. Una kill per Davy. Intanto la mia squadra viene letteralmente massacrata. Io direi di scappare da questo settore perché comunque la man continua a sparare i siluri non so a chi. La Izumo, dobbiamo resistere. La Izumo, ok, Pensacola, bravo, ti devi sacrificare al posto mio. A parte gli scherzi, la Izumo dovrebbe intervenire per distruggere la Izumo avversaria e anche porre fine alla vita della Iowa, che comunque ha fatto una kill. Le Colorado comunque hanno fatto una buona partita, potevano poco alla fine rispetto agli avversari. Allora, cerchiamo magari di rientrare tra le isole, perché siamo troppo in mezzo, siamo. Siamo troppo in mezzo. C'è una
un cacciatorpediniere che dobbiamo assolutamente. Vabbè, questo è un tiro molto difficile. Molto difficile. Molto. Dobbiamo. La Fletcher, dobbiamo la Fletcher. La Fletcher. Ok, almeno una hit. Difficile, difficile, però difficile. Tutta a sinistra. Abbiamo l'Harp Miyoko maledetto che ci spara. Tutta a sinistra, mostriamo il lato, aiuto, no, 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 e no, ok, 15.000, 16.000, scappiamo, scappiamo, via, via, dobbiamo rispondere anche all'Harp Miyoko, maledetto, maledetto, ma perché la nostra Izumo dorme, sta dormendo la Izumo, allora, avevo detto che dovevo scappare verso le Izumo, perché sono tornato indietro, maledizione? Ok, iniziamo a sparare anche noi qualcosa finché le torrette anteriori girano anche loro. Vediamo se riusciamo magari a. Nel mentre, no, niente, niente. Bravo, mi ha beccato. Maledetto, maledetto, maledetto. Vediamo se riesco. Questi tiri complicati solo a me capitano comunque. L'incrociatore è la classe più difficile da utilizzare. Non mi prendono, tranquilli. È la classe più difficile da utilizzare in quanto i cacciatorpediniere sono invisibili e quindi da invisibili non possono essere affondati. Le corazzate sparano da lontano, quindi essendo lontane nessuno le può sparare. Gli incrociatori stanno nel mezzo, non sono né invisibili e né possono sparare da lontano, quindi è una classe difficilissima da usare. Potrei essere one shottato senza problemi da quella Agiova se solo non stesse dietro la montagna, quindi io ne approfitto, vado verso la Izumo, do supporto e poi ripartiamo insieme. Non ha senso tornare indietro ad affrontare quella Izumo da solo, perché comunque in mare aperto mi affonderebbe come nulla. Quindi aspettiamo la nostra Izumo che ha fatto 0 kill, non so se ha messo a segno qualche hit, la Baltimore come da previsione, buona partita, dipende se è un buon giocatore. Comunque la cadenza di fuoco si fa sentire, allora c'è la Colorado che tra poco. Ok, lui ha sbloccato l'albero, però non so se ha l'upgrade. Con l'upgrade potrebbe arrivare, se non ricordo male, sui 17 km di range. Comunque, ovviamente non vado a rischiare. Io adesso dovrei fare esattamente un lavoro di assistenza più difensiva. Ecco, usiamo questo termine. Per questo motivo intendo andare dietro le isole. Che vedete, allora cerchiamo magari anche di sparare qualcosa sul Fubuki, che è un tiro quasi impossibile, però non molto, quasi, ok, no, leggermente più basso, leggermente più basso, e lui è un pochino inclinato, sembrerebbe, però proviamolo di nuovo, dai, adesso che ha perso i motori, no, ha perso i motori, quindi ovviamente il tiro doveva essere più anticipato. Ok, qualcuno è esploso, maledizione, dai, andate, mandate via quella Fubuki, ok, bravi. Andiamo sulla Colorado, 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 via. E adesso possiamo finalmente dare supporto la Iowa, maledetta. Ok, comunque un incendio e 2000 danni sono molto buoni, cerchiamo magari di. Anche se ci scontriamo non fa niente, anche perché arrivano i siluri, via. Scontriamoci, scontriamoci. 7-5 per noi la partita. Allora, così tecnicamente i siluri non mi prendono perché c'è l'isolotto che mi protegge. Un altro incendio, molto bene. Dimmi che stai bruciando. Sento i siluri, ok, perfetto. Lui sta bruciando, quindi i punti che stiamo facendo, solo punti stiamo facendo in questa circostanza. Ok, via. Dobbiamo affondare la Colorado, Colorado, no, forse il tiro un pochino più a destra perché comunque lui, vediamo. E beh, un 1000, lo accettiamo, dai. Lo accettiamo, sta bruciando, dai, 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 magari una kill per Devi. No, eh no, viene timbrato dalla. Viene timbrato da chi? Dalla Fubuki, bravo, via. Adesso andiamo sulla Aglio, andiamo, vediamo se lui comunque non mi nota. Perfetto. Se affondiamo la. Ok, lui ha sparato, quindi posso andare in retromarcia tranquillamente. Incendio 1600. Due incendi, quindi altri punti per Devi.
Facciamo solo punti in questa circostanza. Magari una kill sarebbe gradita. No, ma se volete lasciatemi una kill. No, allora c'è la rune che non è da sottovalutare. Poi la corazzata, la corazzata. La izumo in effetti. Non so dove sta andando. Quella Colorado. Complimenti, hai fatto un buon lavoro. Hai fatto un buon lavoro. Le due Colorado alla fine si sono dimostrate abbastanza utili alla causa. Le nostre Izumo a metà vita, quindi dovrebbe in teoria distruggere la rune. Io adesso avanzo. È il momento di avanzare. La Izumo la lasceremo per ultima perché a 22 km non può sparare nessuno, non c'è nessuno lì, quindi è inutile andare alla Izumo. 46 hit più tutte quelle cose lì, direi che è un bottino. Ricordiamo che sto giocando contro livelli 9, quindi difficoltà medio-alta. Andiamo sulla rune, vediamo la York, la Ron, la rune, la Baltimore, buona partita, complimenti, sarà sicuramente primo nella classifica finale. Però gli incrociatori americani non mi convincono semplicemente perché non hanno i siluri possono essere, come avete visto, davvero molto letali. I tedeschi sono una via di mezzo, sono una via di mezzo perché hanno sia dei cannoni molto buoni che i siluri. Adesso vedremo quando metteranno gli incrociatori sovietici cosa avranno da offrire. Comunque con le Zumo io potrei, vediamo, devo capire un pochino dove va. No, intanto pensiamo alla York, una cosa alla volta. Ok, tutto a destra, via e via. Comunque altri 1000 di danno li abbiamo portati. Un pochino più a sinistra, magari, più a sinistra perché mi tiro abbastanza. Vedete la direzione che prendono i proiettili, quindi. Ok. No, dai, datemi a me questa kill, eh. Non mi fate arrabbiare. Una kill per Devi, dai, una kill. Ma allora ce l'avete con me in questa partita, dai, sono già due che arriva il mio colpo, però viene accreditato un altro. Io esigo la moviola in acqua. Allora, andiamo sulla moviola in acqua, è bellissima, me lo dico solo, però effettivamente lo è. Andiamo sulla Izumo, Baltimore 4 kill, questa partita passerà alla storia, mi sto divertendo molto a registrarla. Magari adesso ci sono problemi tecnici e non viene registrata. Allora, andiamo sulla Izumo, andiamo sulla Izumo, via. Baltimore, dimmelo prima, se vuoi la kill mi mandi un messaggio e me lo dici, eh? Mi raccomando. Allora, Colorado, Colorado. Beh, quella Colorado, ragazzi, complimenti, ripeto. Pensavo che sarebbero state le prime ad essere affondate, però complimenti. Andiamo sulla Izumo, Izumo che è da sola, adesso magari vengo affondato proprio io, perché ovviamente lui non spara la Colorado a 2000 di vita, spara a me. Allora, la Fubuki, comunque direi che la partita l'abbiamo fatta, questi che sono rimasti in vita, anche la mano, due kill, vediamo un pochino, dai, cosa dirà il verdetto finale. La Izumo, ovviamente la partita è vinta perché anche volendo lui non può affondare, quanti siamo? Siamo sei giocatori, non può nella maniera più assoluta, a meno che noi non manchiamo sempre il bersaglio, però insomma mi sembra un pochino complicato. La Baltimore ha anche una buona. Un buon range noto perché sta già sparando da 18 km. La Fubuki sta coprendo con il suo fumo la Izumo. E poi viene massacrato non so da chi, penso dai siluri della Fubuki. Vediamo i risultati, cosa ci regalano. 119.000 crediti, 1.400 di esperienza, 74 libera, 56 hit, 2 siluri. 8 colpi critici, una neva fondale, 6 incendi e 2 falle causate nello scafo avversario. Siamo arrivati quarti, 1462, complimenti ai primi 3. Rapporti dettagliati 30.000 da HE, 24 da Siluri. Bene ragazzi, il video finisce qui, io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere i miei aggiornamenti. Passate alla pagina Facebook, mi raccomando, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!